Sì, esatto, 1592. Poi sarà consegnato alla città di Roma che lo richiedeva. Tra il 26 maggio e il 30 luglio il filosofo è sottoposto a 7 interrogatori. Forza! Oh, ma hai portato i sordi? Te l'avevo portato. Tene. Oh. Muovete, fuia! A mo comincia a contare. Mi ha promesso 6 tocchi, mi ha promesso. 5. 6. A muovete! Corre! Anche tu hai scelto Bruno per la parte monografica, eh? Sì, ma mi sa che ho fatto una grande cazzata. Non ce la faccio. Ogni volta che sono davanti al professore mi blocco. Vabbè, succede, lo so. Mi guardi un attimo i libri? Scusa, eh? Vai avanti pure, ti ascolto. Allora, il Bruno si reca a Praga e dedica così il De Specerum Scrutinio all'ambasciatore di Spagna, all'imperatore Rodolfo Articui. Poi, successivamente in primavera, Giordano Bruno torna così a Francoporto. Sì, Francoporto. Vabbè. Vabbè. Questo è il suo. Maestro! Chi sei? E chi ti manda? I suoi libri, maestro. Gli amici che l'hanno sentita filosofare. Io sono Campanella Tommaso, Bastilo. Ah, Campanella, eh? Ho già sentito parlare di te. Ti facevo diverso. E che vuoi, eh? Imparare, sentire spiegata da lei la sua filosofia. La filosofia? Sì, sull'universo, la vita. La vita. Teniamo scuola, siamo alla Sorbona qui. Ma non lo vedi che schifo di cella siamo? E quelli costano caro. Per quante sere possiamo vederci, eh? Io tengo molta disponibilità di denaro. Taci. Che caviste se ne approfittano. E chi mi dice che te è loro? No! Eh? No. Lo so che molti dei suoi amici l'hanno tradita. Ma io voglio veramente imparare. Passare l'esame a tutte le opere del mondo. Fino a qui ci siamo. Poi il resto. Mamma mia, la nebbia. Vabbè, dai, forza, su. Allora, 1597. Nel marzo il filosofo viene sottoposto al 17° interrogatorio. Ok, da parte del cardinale Bellarmino. Abbiamo pulito, bisogna uscire, eh? Il cardinale Bellarmino. Un altro, devo pulire. Vabbè, sto studiando. È un posto per studiare questo. Oh, senti te che sbuffi, eh? Te lo sto chiedendo gentilmente, no? Vabbè. Devo lavorare qua, devo pulire, che devo fare? Vabbè, mi scusi. Possono perlomeno andare in bagno un attimo? Vai. Andiamo un attimo. L'anima mondo. Plotino, l'uno, eccetera, infiniti mondi. Quanta roba che scrivono, ma non sanno niente. Vediamo qua, infiniti mondi, guarda qua che schifo. Vede, l'altra sera mi avete parlato degli infiniti mondi. Io ho letto i suoi scritti, ma non ho ben chiaro. Gli infiniti mondi. Non hanno tempo e non hanno spazio. Sono qui, sono là. Perché si attraversano. Sono come le corde dei marinai. Tutti intrecciati. Non capisco. So che è così, ma
come la reincarnazione. Voi dite che non è il corpo di quell'uomo a rinascere, ma che è l'anima immortale a reincarnarsi in qualcun altro. E che in quest'anima ci sono dei pensieri e delle idee che rimangono per sempre nell'uno e in tutti. È come dire che dentro di me ci sono dei pensieri non miei. Ma com'è possibile? È così, Tommasì. E com'è possibile? Vediamo un po'. La vedi questa fiamma? Se l'avessi spenta prima, sarebbe finito tutto. Le nostre anime, o quella parte chiamata immortale, oscura, è come questa fiamma, può passare da una candela all'altra. La fiamma su questo cero non è la fiamma di prima, ma ha ricevuto tutte le caratteristiche della prima fiamma. Lo vedi? Questa muore, questa vive, ma è un'altra fiamma. Oh! Attenzione! Prendi il libro, va! E diamo Giordano Bruno, eh! Sì, ma non l'ex giocatore del Napoli. Ah, ma va! Spiritoso! Guarda che so benissimo chi è. È nato nel mio stesso paese, quello. No, là! Vai, vai, vattene, vattene, va! Fa lo spiritoso, fa. L'ex giocatore. Perché? Tu? E che ci fai qui? A te la sento dire di giocare, vero, eh? Ma senti, ventilatore, sentilo. Guarda che il ragazzo l'ha preparato. Perché quando scopriranno come stanno le cose, tu sai il caos che succede, no? In Oriente, nella loro filosofia o religione, filosofia e religione, ricordatelo, lì non sono così divise come da noi. Ti stavo dicendo, l'immortalità... È stata anche in Oriente, maestro? No, è l'Oriente che è stato qui. Te darò l'ambio tuo, non so chi. Ne ne rangi, ci si, tobe te. E battente, tu ti tobe ne. Tengi tu, ma non tu, tu si fu. Mantra. Così le chiamano le loro formule, poiché sussurrate nell'anima rimangono lì, eterne. Le segue ovunque, per sempre. E quindi... Se, dunque, qualcuno potrebbe ritrovarsene nella memoria. Mannaggia, ma chi sta è? È magia, naturale. L'universo, l'uomo, tutto è legato. Armonia mundi. Oh, oh, passa. Scusa, vado di fretta, ho dimenticato il libro. Ah, dai, in bocca al lupo allora. Sì, sì, crepi. Ehi, amico, il tuo libro, amico! Ehi, tu, aspetta, aspetta, il libro. Non è mio. Grazie. Oh, anche tu. Non vedi che sto lavando, Vai, vai, studia, studia, studia! Io non capisco! Ora quelli dell'Inquisizione diverranno sempre più pesanti!
Ma a che serve tutto questo? A che serve? Non lo capisci, Tommasi. Le idee stanno già correndo per l'Europa. Sabiura. Oddio, finisce tutto. Ma questo... Niente ma, Tommasi, niente ma. Che credi che non abbia... paura a stare qua dentro. Niente scuola stasera, Tommasi, niente scuola. Sto male, devo dormire. Riposa, riposa, maestro. Sì. Riposa, maestro. Ci penso io a te, non ti preoccupare. Riposa. Ma sto libro... Ma questa frase cosa vorrà mai dire? Dai, dai, gade, gade, pare, gade, passa un po'. Alessandro Mottola. Ah, sì. Buongiorno. Mi scusi. Posso? Sì. Questi sono disegni bruniani. Anche la carta. Tu che sei un esperto. Prova a vedere. Ma sì, la carta, la pasta sembra quella che usavano ai tempi del Bruno per fare la carta. Dove l'hai preso il giovanotto? Non lo so, è un regalo di un amico. Ma noi ci conosciamo, cos'è la seconda, la terza volta che... Vabbè. Senta, cominciamo con il nostro esame allora. Mi parli dei viaggi in Europa del filosofo. Sì, allora, il Bruno viaggiò molto in Europa, soprattutto in Inghilterra, dove tra l'altro incontrò il suo grande amico William Shakespeare, che pare abbia poi successivamente incominciato a scrivere in modo diverso proprio da questi incontri. Addio, non perderò occasione per farti avere mie notizie, amore mio. Pensi che ci rivedremo ancora? Non ho dubbi. E tutti questi dolori un giorno saranno materia di dolci racconti. Oddio, Romeo. Quali tristi presagi in fondo all'anima. A vederti là in basso, ho l'impressione come di vederti al fondo d'un sepolcro. O mi inganna la vista, o tu sei pallido. Credimi, amore mio, anche tu ai miei occhi sei pallida. Questo nostro dolore assetato che ci beve il sangue. Addio. Addio. Bravi ragazzi, ora pausa, eh? William, vedo delle presenze femminili nella tua compagnia. Robert, vieni, vieni. Bruno, lui voleva conoscerti. Maestro, qual è l'onore? Ma l'onore è mio, giovane attore. Sei così talentuoso, come ho visto. Sapete, voi attori fate un gioco antico, l'arte di recitare. È un gioco degli dèi ed è immortale. Immortale come l'anima mundi. Allora, ti è piaciuto quello che hai sentito, che hai visto? È meraviglioso. Tu, William, scrivi di cose alte, ma che riescono davvero a capire tutti. Bravo, William, bravo. Oh, grazie, grazie. Ma i veri conoscitori dell'amore poetico siete voi italiani. Ah, l'Italia, l'Italia. Firenze, Venezia, Verona. Bruno, portami con te. Non ti converrebbe, caro William. La nostra primavera è finita. Sta arrivando l'inverno con il buio, il gelido.
No, mi stanno giungendo notizie brutte dai miei amici in Italia. Allora perché vuoi partire? Rimani qui con noi. Rimani. In questo passaggio è evidente che il Nolano si rifà alle idee contemplative di Platone, come se richiamasse a sé un'antica memoria che lo riporta ai mondi più lontani, ai mondi dell'assoluto, dell'universo. Dio. Maestro. Ma cosa ti hanno fatto? Maestro. Ma sì. Va bene così. Vedo che si è appassionato all'argomento. Ha parlato di Giordano Bruno come se lo conoscesse. Vedo che è il primo 30 che prende. Grazie. Tenga. E buona giornata. Anche lei, professore. Arrivederci.